ragazzi, scherzo epico Nail, dato che non glielo faccio da tantissimo tempo. Allora, vi spiego. Come vedete, ho un account in questo momento che si chiama AlessiaMerry03. Ovviamente questo qui è un account che non esiste, l'ho appena creato. AlessiaMerry non so chi sia, però mi fingerò una ragazza, andrò a trollare Nail. Ora, in questo esatto momento, ovviamente gli ho detto che non ho il microfono, che lo sto cercando in casa e quindi non riesco a parlare. Ovviamente è una grandissima sciocchezza. Adesso vi spiego un attimo quale sarà il piano. In questo momento lui sta giocando con me perché mi sta facendo il provino. Ovviamente, ragazzi, io ci andrò a provare spudoratamente con la voce modificata. Aspettate, ora, oh cavolo, qui c'è qualcuno, mi sa, ok, mi sa che proprio che qui da me c'è qualcuno. Ah, la cosa divertente, ragazzi, è che ovviamente non è la solita voce modificata, perché ho trovato un altro programma, che non è Clownfish, che modifica la voce e la fa proprio perfetta. Ora, non so se voi la sentirete oppure no, però io comunque in questo momento ho la voce modificata. Direi che possiamo smutarci e andare a parlare con Nail. 3, 2, 1. Nail! Oi, Alessia. Uè, ciao! È da tantissimo tempo che volevo fare il provino con te. Tutto bene? Da tantissimo tempo, però quanto ci hai messo per trovare il microfono? Cioè, potevi anche pensarci prima. Ho capito, ma una bella ragazza... Cioè, io dovevo, capito, truccarmi prima, dovevo fare un po' di mie cose. Il mascara, sai com'è, no? Truccarti per un provino su Fortnite. Io devo essere sempre bella, capito? Quando una persona è una bella ragazza è così, cioè si deve essere sempre truccata. Okay. Passa e montata di testa, va bene. No, no, no. Comunque, tu quanti anni hai, volevo sapere? Perché... Io? Sì, quanti anni hai? Vai, prova ad indovinare. Provo ad indovinare addirittura, secondo me... allora, secondo me tu hai... Sei grande? Sei grande? No. Sono gigante. Sei gigante? Ma cosa gigante? Cioè, cos'è che è gigante? No, no, vabbè, dai. L'età, ok, no, perché qualche ragazzo quando gli faccio questa domanda pensa male e non riesco a capire il motivo. No, l'età, ok. Andiamo, intanto vieni in safe, va, che gli devo anche insegnare a giocare in questo provino. Mi sa che lo faremo al contrario. Comunque, secondo me hai 16 anni. Vabbè, pare se l'ho detto in qualche video di Zerbian. No, ah, tanto Zerbian anche lui è un bellissimo. È impossibile, tutti. Cosa? No, stavo dicendo che anche Zerbian comunque è un bellissimo ragazzo. Cioè, è quasi bello quanto te. Cioè, comunque tu sei veramente bello, ma lui... Ah, ok, io sono veramente bello. Sì. Intanto aspetta a sparare che arrivo io che te li killo io. Ti ricordo che è un provino. Ti ricordo che è un provino. Dovrei sparare. Devi essere anche bravo a stillarmi le kill, eh. Ah, stillare le kill. Ok. Guarda, guarda. È incredibile come mi stai stillando tutte le kill. Ecco, l'ho killato io. Me l'hai rubata. Cosa hai fatto? 15 bianco. Hai appena detto devi essere brava a stillarmi le kill. Quindi non ti lamentare. Allora, va bene. Torniamo al discorso che stavamo facendo prima. Quindi abbiamo detto che sei comunque un... Hai 16 anni. Beh, dai. Con questo, cioè, cosa... Non capisco. No, vabbè, perché comunque hai la mia età, capito? Adesso io sono... Hai 16 anni? Perché non si sente dalla voce che ho 16 anni? Quanto pensavi? Allora, sembra che ce l'hai un pochino da bambina. Da bambina? Io anch'io 16 anni, ma tu mi hai visto il mio profilo su Instagram? Vabbè, se vuoi una volta... Non capisco perché Zerbi dovrebbe, tipo, trovare il tuo profilo Instagram. Vabbè, e se vuoi una volta, magari andiamo in hotel insieme che ti faccio vedere il mio profilo Instagram. Sì, così vedi il mio profilo Instagram in hotel, capito? Perché dovremmo andare in hotel assieme per farmi vedere il tuo profilo Instagram? Perché te lo faccio vedere io dal vivo in hotel, capito? Così controlli che sono effettivamente io. Cioè, in un hotel da soli... Capito cosa intendo, no? Dai, non ti devo stare a spiegare tutto io. Spero che ci siamo capiti. Mi puzza un pochino questa situazione, però va bene. Ah, quindi non ti lavi? Quando sono andato in hotel con Zerbi, lui si è divertito tantissimo. E ti devo dire la verità, mi ha proprio detto: sei veramente simpatica. E per quello mi ha detto: guarda, se vuoi ti faccio fare il provino con Nail. Mi stai prendendo su? Ok, andiamo, forza. Togli questa musica innanzitutto. Ok. Allora, che senso mi stai prendendo su, scusami? Nel senso che mi hai fatto salire nella tua macchina. Comunque dai, andiamo in safe. E solitamente ti fai pagare? In che senso solitamente ti fai pagare? Niente. Niente, scusami, che ormai ero entrato un attimo nel mood. Lascia perdere. No, non sono sopra. Non sono sopra. Vado a killarli, mi butto con la macchina. Ma che ti butti con la... Ah, l'ho killato io. Sono veramente la persona più forte della storia. Ma secondo me tu dovresti regalarmi una skin da femmina, lo sai? Dovrei regalarti una... Ma ascoltami un attimo. Cioè,
Chi sei? Perché dovrei? Perché comunque sono una bella ragazza. Le ragazze si fanno i regali, no? Tu non fai i regali alle ragazze. Dai, una skin da femmina mi sembra abbastanza... Non quelle che fanno il provino solitamente. Ah, non alle ragazze che fanno il provino. E allora facciamo che questo non è un provino. Facciamo che questa è una partita di conoscenza. Ma in che senso? Dai, ti dico la verità per il motivo per il quale sono qua. In realtà io sono già dentro al team. Zerbi mi aveva già fatto entrare da un bel pezzo. Però mi ha detto, guarda... Ma che cosa dici se c'ho l'elenco io di chi viene provinato? Zerbi mi ha detto che sono dentro. E poi mi ha anche detto, guarda, comunque Neil in questo periodo è un po' affamato. Nel senso che comunque una ragazza non gli parla da quasi 2 anni. Vorrei, capito? Mi ha detto così. E quindi ho pensato, cavolo, se Neil è alla ricerca di una ragazza, allora io comunque sono alla ricerca di un ragazzo, potremmo magari fidanzarci, capito? Fidanzarci, così. Aspetta, prima c'è un periodo per ridere. No, prima c'è un periodo di conoscenza. E poi, cioè, pensavo che comunque, dato che non vedi una ragazza da 2 anni, mi ha detto Zerbi, una volta che ne vedi una, capito? Concentrati per fare le 10 kill, va bene? Cioè, devi fare 10 kill, entri nel team. Ma se tu me le stilli tutte, come faccio? Quello è il mio lavoro, io sono pagato per questo. Tu sei pagato per stillare le kill, eh? Certo, in modo che uno veramente bravo entra poi nel team. Peccato che io sono una ragazza, una veramente brava. Comunque, scusami, scuse non accettate. Vai. Dove sono? Tranquillo, ci penso io, tranquillo. Ma gli squali ci sono da un botto di tempo. Cosa stai dicendo? Vabbè, si vede proprio che non sei forte come Zerbi comunque. In realtà Zerbi lo faccio 10-0 in ogni fight. Ma se quando ho parlato con Zerbi mi ha detto, guarda, Neil fa un po' ridere a giocare, quindi ti faccio fare il provino con lui, che hai più possibilità di passare. Oh, c'è gente. Gente qua. Tranquillo. Ma che arma ho? Ok, l'ho killato, non preoccuparti. Meno male che ci sono io, che sono una bestia. Morto. Dai, a mani basse, dai. Meno male che ci sono. Sei sicura di averlo killato tu? Io mi faccio uno shieldone molto tranquillo. Ah, mamma mia, sono killato in modo facile anche a questo. Mamma mia. Io ho 10 kill. Io sto solamente lavorando. Non è il mio compito provarci con nessuna. Mamma mia, uno atterrato. Oh, non abusare di me, mi raccomando, non abusare di me. No, ho già capito i ragazzi come te come sono, ne ho avuti tanti, Pensavo fossi bravo come Zerbi, ma in realtà no. No. Nella lavatrice, questo. Cosa? Niente. Pensavo fossi bravo come Zerbi, ma forse mi sbagliavo, Vabbè. Da dove gente? Guarda che mi ha stillato pure la kill! Incredibile! Guarda che mi deve stillare tutte le kill veramente. Dai, questo te lo lascio solamente perché è una ragazza. Dai, guarda. Ma non è vero! Ma cosa stai dicendo? Semplicemente stavo. Guarda, mi stavo mettendo. Cioè, sei da pad o da mouse e tastiera? Sono da mouse e tastiera, ma ho appena cambiato mouse, capito? L'ho proprio cambiato. Secondo me ci metti il culo sul mouse e tastiera. No! Ma che cosa? No. Riferirò a Zerbi quello che mi hai appena detto, Guarda, l'ho pure killato io per la vittoria. Quanti kill hai? Controlla. Dai, ne ho 9. 9? Non è vero. Sicura? Sì, ne ho 9. Quindi. Quante ne ho io? Quante ne hai? Io ne ho 12. Sei stato abbastanza scarso, dato che sei anche quello che provina e ne ha soltanto 12. Vabbè, dai, forse siccome sei carina e tutto. Ok. Vediamo un po' in hotel come va. Devo farti entrare. Ok. Tu di dove sei? Io Milano. Tu sei di Milano? Sì. Ah, bella città, veramente bella. No, allora... Dove sei? Anch'io sono di Milano. Anch'io sono di Milano, però provincia. Quindi, volendo, comunque, possiamo incontrarci. Sì, dai. Va bene, dai. È una bella ti idea. Ti lascio il numero mio sulla chat di Epic. Ok, va bene. Dai. Ciao, bellissimo.